È giunto il momento in cui dare il giusto riconoscimento per la presenza e per la perseveranza nel lavoro e nell'accoglienza dei turisti a quelle persone che hanno ridato dignità agli ambienti della Chiesa Superiore di San Claudio al Chienti e all'ambiente esterno dell'edificio sacro. L'esterno della Chiesa Superiore era completamente spoglio, quindi la sala superiore non era aperta al pubblico, salvo che in occasione di mostre e di feste parrocchiali. Fu poi il Centro Studi San Claudio al Chienti, sotto la presidenza di Alberto Morresi, a gestire la Chiesa Superiore con il permesso del parroco della Chiesa di San Claudio, Don Gianni di Chiara. La Chiesa Superiore fu messa in condizione di poter ospitare i turisti e di promuovere le tesi del professor Giovanni Carnevale, solo dopo che alcuni volontari del Centro Studi l'avevano sanificata dalla sporcizia lasciata dai piccioni che avevano invaso le due torri con pericolo di malattie pure per i fedeli parrocchiani della chiesa inferiore. In una torre, escrementi di piccioni e zecche pericolose per i fedeli. Anche un bel ovetto che si è rotto e quindi vengono anche giù da qui i piccioni in quest'altra torre. Va bene. Escrementi di piccioni. Mettete praticamente i semi vanno Siamo sotto. enterrati i semi, no? Eh. Ma questi non è che vanno interrati tanto, basta poco. Sì, ma ve l'ha insegnato qualcuno? Noi siamo nati in campagna. E che significa? Significa che anche magari abbiamo qualche volta è stato anche fatto, Ah, l'abbiamo ecco. visto anche fare. Ho capito. Quindi
piselli e cose, 5 kg di roba. 5 kg, ne abbiamo ancora 6 kg. 6 kg perché... Qui un anziano può cadere. È necessario un corrimano. Addirittura due panchine per riposare. Sì, siamo arrivati ormai proprio alla fine. Per gli ultimi ritocchi. Il parroco che ti ha dato l'autorizzazione è contento di come l'hai fatta? Dell'Europa, per cui siamo la razza più importante e su questo chiedo di accarezzarmi silenziosamente. È una promettente ascensione. Un altro. Sei un barbaro e distruggi manifestando l'arte delle divinità. Mi trascino